San Vicino, che non tutti sanno che esiste perché appunto ancora non ha la sua strutturazione, e qui la provincia di Ancona ha previsto bene di fare tanto in alto a destra e a sinistra la strada confina con un'azienda biologica che ha perso il finanziamento dell'Unione Europea grazie appunto all'attività della provincia che gli ha inquinato il campo. Qui siamo al parco del Gran Sasso Laga, la strada che va a Umito, guardate una fascia di vegetazione, quella che dicevo prima, dei brometi con fioriture d'orchidee, interessata per 2 metri, qui era la provincia di Ascoli che aveva cominciato a fare questo, poi per fortuna attraverso il parco dei Similini siamo riusciti a convincerla che non era il caso, e sia la provincia di Fermo che quella di Ascoli quindi hanno deciso appunto di non far uso dei diserbanti lungo le strade. Vado rapido, la biodiversità di questi ambienti non è solo quella vegetale ma anche quella animale, questo è un neopoideo, ma sono tantissime le forme di vita che insistono su queste piccole fasce, ma sono la biodiversità più importante che abbiamo nella fascia collinare. Ecco, questa per esempio, qui siamo vicino Iesi, la zona Minonna, per chi la conosce, e una zona anche dove vengono una strada secondaria, quella che va a Mazzangrugno, e dove la provincia ha fatto un riserbo sul fosso che raccoglie sistematicamente le acque, quindi non è rispettato neppure un dettato minimo conosciuto del fatto che sia il glifosato presente nell'acqua un veleno forte, importante per tutti gli organismi acquatici. Infatti nel mondo probabilmente la rarefazione grave che si sta osservando sugli anfibi è dovuta proprio perché purtroppo non siamo gli unici farne abuso. Si potrebbe risolvere facilmente la cosa lasciando anche nelle zone più difficili, dove è più difficile intervenire, lasciando la vegetazione spontanea o favorendo quelle specie che appunto non hanno crescita in verticale, che mantengono, ci sono tantissime piante che possono svolgere questo ruolo. Qui in questo caso è semplicemente siamo al parco del Conero dentro e fuori, perché dentro al parco la provincia non può fare il diserbo. L'immagine sulla destra, a sinistra, subito fuori invece si sfoga abbastanza abbondantemente. Questo ve lo salvo, andrebbe messo un cartello in tutti gli interventi, si fanno interventi all'interno anche delle aree urbane, qui siamo a Filottrano, qui siamo a Sappanico, quindi il diserbo la provincia lo fa anche all'interno delle aree urbane, ha sempre negato. Ma appunto io le ho accusate sin dall'inizio appunto di essere fuori legge, ma non hanno avuto la... Del rapporto con la salute ve ne parlerà il nostro amico, quindi ve lo... Ecco, una cosa che forse pochi sanno, che è appunto l'inquinante, ve lo dicevo prima, l'inquinante più abbondante osservato sulle acque superficiali, sono due, è l'AMPA, che è l'acido di degradazione del glifosato una volta che viene messo nell'acqua e nel terreno, e il glifosato stesso. Quindi questo dal 2008 ad oggi sono i dati che ci derivano dall'agenzia ambientale lombarda, quindi ancora le altre regioni non hanno capito che c'è anche da prendere in considerazione questa sostanza, perché probabilmente ancora appunto c'è chi preme dal di fuori per non farli fare, che ci allarmerebbe non poco sapere questo. Sul rapporto con la salute appunto ve ne parlerà meglio il nostro amico medico, e negli Stati Uniti si fa abuso del, però è importante saperlo che negli Stati Uniti c'è un grande abuso di pesticidi, in particolare di glifosato, perché si fanno OGM che poi vorrebbero appunto che noi importiamo, OGM che sono al 90% dei casi modificati per sopportare il diserbante senza problemi, quindi praticamente l'unica modifica che viene introdotta in questi organismi è a servizio diciamo, di chi li produce, non della bontà del prodotto stesso, del coltivato. E si può usare appunto, quindi i diserbanti a go-go uccidono tutto tranne che la pianta OGM. Che si può fare? Intanto, appunto, vado rapido perché sennò ci rimane una finita un pezzo, e abbiamo fatto un progetto al Conero dove abbiamo appunto,
scelto le erbe spontanee come una opportunità economica aggiuntiva per le aziende. Naturalmente l'unica che non poteva essere coltivata era il paccasassi, che vive solo nelle falesie, e quindi questa l'abbiamo riprodotta e data agli agricoltori per essere utilizzata. Tutte le altre invece le raccolgono all'interno delle loro aziende. Noi abbiamo individuato azienda per azienda quali erano le aree e le specie che potevano raccogliere di interesse alimentare. Si stanno muovendo molti comuni e questa probabilmente è la sfida e la finestra che si sta aprendo più importante che noi abbiamo. In Val di Non, come avete già sentito, appunto è stato detto all'inizio, appunto hanno fatto un referendum. Il comune di Malosco, ha fatto una normativa che prevede limitazioni nell'uso dei pesticidi, con un limite di contatto con le altre aziende, con le aree pubbliche di interesse pubblico. Mentre appunto a Malles hanno fatto un referendum propositivo in cui hanno deciso invece che nel comune, e siamo in una zona in Val Venosta, quindi in una zona dove, come nella Val di Non, la produzione di mele viene fatta fino dentro casa, quindi non è una decisione facile questa, eppure il 70% delle persone sono andate a votare, nonostante che non ci fosse appunto neppure il quorum, quindi bastava che 10 persone andavano a votare e il referendum sarebbe stato valido lo stesso, e il 75% dei votanti hanno detto no all'uso dei pesticidi. C'è una situazione ancora più interessante, il comune di Vallarsa, sempre nel Trentino, però insomma almeno qualche utilità ce l'abbiamo da avere queste comunità nel nostro territorio. È stata fatta una normativa, il sindaco di questa città è un preside della facoltà di economia dell'Università di Trento e ha fatto una normativa che prevede appunto l'inversione della prova. Cioè non deve essere l'agricoltura biologica a provare di non fare uso dei diserbanti o dei pesticidi in generale, ma è l'inverso, cioè sono gli agricoltori convenzionali che vogliono continuare a fare convenzionali a dover dimostrare che non fanno, che non, dai loro terreni non fuoriescono acque di deflusso, che il terreno non rimanga inquinato e che i prodotti che escono da quell'azienda non siano impestati di pesticidi. E ci sono sanzioni, tant'è che appunto sono invitate le aziende convenzionali, quindi mentre il biologico può utilizzare la sua attività anche nei terreni pubblici, perché sono tantissime aree pubbliche che vengono prese in gestione dai privati, possono usarle senza problemi, e chi fa agricoltura convenzionale deve fare una fideiussione o mettere dei capitali a disposizione nel momento in cui appunto dovesse emergere che producono danni, quindi devono pagare penali abbastanza pesanti. Chi vina paga. Per concludere, la proposta di legge nazionale, penso che Patrizia Terzoni ci dirà appunto che cosa ne è, qual è la sua sue possibilità applicative, prevede appunto limitazioni, soprattutto perché la mia idea di proposta nazionale era appunto di attaccare e limitare tutto ciò che non è necessario dell'uso dei diserbanti, cioè quelli che vengono usati fuori delle aree coltivate, perché è l'oggetto l'obiettivo più facile da raggiungere e più giusto, anche perché è quello che viene svolto anche nelle aree urbane. Però purtroppo, come sappiamo, appunto, non è facile a far passare questo cambiamento. Devo dire che anche il Movimento 5 Stelle l'aveva fatto, insomma, parallelamente alla presentazione di questa proposta di legge, c'è stata anche l'apertura e la disponibilità verso i comuni a fare un'attività all'interno dei comuni. E adesso sembra che questa eventualità stia, diciamo, oltre a questi comuni trentini, molti altri si stanno muovendo, perché appunto i sindaci sono responsabili della salute pubblica del proprio territorio e quindi si stanno muovendo per fare normative di questo tipo. Quindi in conclusione, stiamo continuando a finanziare parte dei finanziamenti europei all'agricoltura industriale, e che ha come unico obiettivo quello di fare cassa,
mentre appunto l'agricoltura, diciamo, biologica, che si rifà a quella che noi chiamiamo mezzadrille dal punto di vista, è quella appunto che prevedeva appunto che tante braccia fossero utili appunto per poter ottenere una buona gestione, una buona produttività dell'azienda. Quindi si tratta di fare un'altra agricoltura, cioè un'agricoltura che permetta appunto l'utilizzazione anche di piccoli spazi, che permetta di valorizzarli appunto senza distruggere, perché appunto l'agricoltura industriale prevede semplicemente appunto l'utilizzazione sempre più estensiva del territorio, quindi sempre meno persone su più grandi superfici, e un territorio come il nostro, proprio perché nasce invece da un'esperienza diametralmente opposta, avrebbe bisogno di un'agricoltura di tutto altro obiettivo, cioè che produca qualità su anche piccole superfici. Ecco, per concludere, questa è l'immagine finale, per capire quanto una vegetazione, in questo caso minima, quella fascia di pochi decimetri di verde fatta da piante banalissime, in particolare gramigna, quindi non è una vegetazione stabile e continua, però è stato sufficiente quei 10 cm di vegetazione annuale, povera, a mantenere un versante rispetto all'altro che invece non è stata mantenuta per niente. Questo per capire come basta veramente poco per cambiare il nostro modo di gestire il territorio. Grazie. Ora qui ti chiamo dottor Bevini, medico IST, che ci illustrerà, sì, adesso mettiamo anche le slides, che ci illustrerà alcuni studi che sono stati condotti sulla presenza appunto dei glifosati sulle acque superficiali. Buongiorno a tutti, si sente? Sì. Allora, vi dico subito, la prima cosa che mi mette in sospetto riguardo al glifosato è come mai non viene usato in nessuna regione, solo nella regione di Lombardia, grazie all'ARPA della Lombardia, che per fortuna hanno avuto questa buona volontà. Abbiamo chiesto a alcuni rappresentanti dell'Istituto Superiore della Sanità e veramente non si sa il motivo, dicono che costa troppo. Secondo me c'è veramente, secondo me, è un sospetto, anche se non è probabilmente lampante la cosa, ma il glifosato gode di una protezione incredibile, in sostanza. Resto focalizzato su questo tema e vado avanti subito. Come sapete bene, come ha fatto vedere prima, anche è presente... Scusa, mi chiarisci che non ho capito bene. Cioè, chi è che non usa il glifosato? Non ho capito la sempre. Chi? Quale? Quello che hai detto adesso, non mi è sfuggito il senso. Sì, scusami, forse non mi sono spiegato. No, io avevo disturbo. In Italia viene dosato solo dalla regione Lombardia. Tutte le altre regioni non lo cercano. In Veneto non c'è il glifosato ufficialmente, perché non viene cercato. Costa, cercare la trazina costa 40 euro, cercare il glifosato costa 150 euro, 130 euro. Da un punto di vista costa un pochettino di più, ma non è una questione di costo la salute, ovvio non dovrebbe essere. Per quello che sospetto che ci sia qualcosa di più sotto, ma vedrete che ci sono anche degli altri motivi. Allora, ho cercato di mettere insieme un po' di lavori che sono comparsi nelle ricerche bibliografiche. Si fa così? Sì. Scusa. Questo qua. Questo? No, questo qua. Ah, in teoria. Allora, ecco. Okay. Ecco, questa, per dire, questa anche il professor Tappettani faceva vedere prima qual è la mentalità con cui da 40 anni ci dobbiamo assorbire il glifosato. Nel 74 è stato brevettato e diffuso. Il presidente della Coldiretti di una regione, che non si può dire, sì, c'è scritto, dice che come tutti i contadini hanno sempre detto, che agisce solo sulle piante, inibisce un enzima e che nel giro di 2-3 giorni diventa concime. Io ho sentito dire sempre questa giustificazione. E quindi nell'asilo di fronte al mio ambulatorio c'è un piccolo parco giochi
adesso non, questa foto qua è di due anni fa, due o tre anni fa, adesso non è più così, c'è un po' di erba lì in mezzo, appena perché fa fatica dopo 10 anni. Comunque viene trattato con glifosato e parco giochi, vedete. Vorrei partire, devo far presto per cui, ma ci sono anche degli aspetti giuridici su cui riflettere, che articolo 41 della Costituzione, la libertà non dovrebbe ledere la sicurezza delle altre persone e la tutela della salute delle altre persone e dell'ambiente. No? L'articolo 32 dice che il sindaco tutela la salute dei cittadini, e finora conosco solo tre sindaci in tutta Italia che tutelano la salute dei cittadini. Bella, ne prevedeva uno, il sindaco, cioè solo tre. Forse già andiamo bene. L'articolo 9 difende la bellezza, dovrebbe difendere la bellezza del paesaggio, e effettivamente è brutto vederlo. Il piano di azione nazionale del 2012 invita i comuni ufficialmente a riconoscere quali sono le aree urbane in cui non è permesso il mezzo chimico e dalle altre regolamentazioni, insomma, il mezzo chimico di intervento nelle aree urbane dovrebbe essere assolutamente eliminato anche ai sensi del piano agricolo nazionale del 2012. E vediamo un po' adesso andiamo avanti a vedere quali sono gli articoli scientifici più o meno. Sospetto davvero che sia sempre super protetto il glifosato. E naturalmente la Monsanto è una potenza, probabilmente forse la più grande potenza. C'è anche l'esercito. C'è l'esercito, la polizia, la magistratura. Sulla scheda di sicurezza non è cancerogeno, non è teratogeno, non è mutageno, non è neurotossico e non ha nessun effetto contrario sulla riproduzione. È scritto così, ripreso da... E in alcuni... Voi sapete che i prodotti in commercio hanno una percentuale di glifosate e di coformulati che può cambiare da prodotto a prodotto. Sono circa 200 o 300 i prodotti che hanno glifosate dentro. E vanno in alcuni c'è il 35%, in altri c'è il 47%. Il Roundup più famoso ne contiene il 47%. E le frasi di rischio, che vuol dire come cosa viene scritto sulla bottiglia, sull'etichetta, come consigli di prudenza e così via, è una classificazione ben precisa. In alcune confezioni non ha frasi di rischio, in alcune ha alcune frasi di rischio, irritante per gli occhi oppure per l'ambiente acquatico. Per l'ambiente acquatico è riconosciuto da tutti, quello c'è dappertutto. Fa parte degli organofosforici, tristemente famosi e noti dalla Prima Guerra Mondiale. Il capostipite di questi era il Clinton. E l'agente orange del Vietnam era un altro antenato. Queste sono le organizzazioni internazionali sanitarie, alcune sanitarie e alcune no, di controllo della salute, delle sostanze che vengono messe in commercio dal punto di vista della salute. La IARC di Lione, Istituto per la ricerca dei tumori di Lione, una delle agenzie più migliori che ci siano, non lo mette in categoria 2D, probabilmente cancerogene. Ci sono dentro tantissime sostanze in questa categoria, non viene riconosciuto il suo danno vero. L'FDA non pone nessun limite, naturalmente. Il Kimi Institute della Svezia non parla neanche di glifosate, parla solo di glifosinate, che è il suo parente, ma non è proprio quello. L'ARPA, come abbiamo visto, in Italia non si comporta così. Come abbiamo visto, l'EFSA, che è l'Istituto Europeo per la Sicurezza del Cibo, ha dei criteri, dico così in modo abbastanza ironico, ha dei criteri in cui in cui
Questo è una cosa, secondo me, è una cosa che mi fa paura vedere. Dal 95 al 2005, da 10.000 tonnellate in alcuni paesi, in 38 stati, non in tutto il mondo, sono passati da 10.000 a 70.000 tonnellate, cioè è aumentato di 7 volte l'uso dei glifosati in questi paesi. E adesso, dal 2005 adesso, non so quale sia stato il trend, ma più o meno deve essere così, probabilmente è così. È diffuso alcuni settori dove è diffuso, il latte materno, le acque superficiali profonde abbiamo visto, nella pioggia, si trova nella pioggia, quindi è difficile una coltivazione biologica, perché nei prodotti da forno, 14 su 20 prodotti da forno, in alcuni studi sui cittadini europei metà dei campioni testati hanno tracce di glifosato nell'urina. Se nell'agricoltura nei frutteti ne permette 4 litri per ettaro, facciamo i conti che viene degradato, viene trasformato in AMPA, che è attivo tanto come il glifosato, in un tempo che va da 200 giorni a 2 anni, l'anno successivo ne viene dato ancora, si accumula costantemente in tutte le matrici ambientali. Per esempio, a Treviso l'unico dato che ho trovato reale è che a Treviso se ne usano 55.000 litri in un anno, a Verona per proporzione, per estrapolazione, se ne sono 200.000 litri, in Italia 1.500 tonnellate all'anno. Le urine umane, l'ho già detto. Quando il 70% degli agricoltori che usano glifosate hanno una concentrazione nell'urina nei giorni successivi che va da 3 a 230 mg litro. Le loro mogli nel 4% hanno concentrazioni che si possono rilevare e il 12% dei loro figli hanno anche concentrazioni rilevabili. Questo perché viene trasmesso per tanti sistemi, non è solo lo spruzzo diretto, ma anche i vestiti, anche nell'aria resta. Nel latte materno, questo qua è una cosa sconvolgente quando l'ho letto, in 3 su 10 madri degli Stati Uniti è stato pubblicato questo. Quando in Europa viene dichiarata non potabile l'acqua se supera lo 0,1 microgrammi litro, in 3 madri è stato trovato dei valori di 166 microgrammi litro, 76 e 99 microgrammi litro, che vuol dire 1500 o 1000 volte più di quello che è il valore ritenuto non potabile nell'acqua. Immaginiamo come può diventare il bambino che mangia questo latte. Per esempio, nella provincia di Ravenna ci sono anche dei dati ufficiali della provincia di Ravenna, ne usa 270.000 litri che coprono 1.500 km quadrati e la provincia di Ravenna in totale è 1.800 km quadrati, tanto per dire quanto è diffuso, insomma. Ma andiamo. Si sta facendo praticamente una sperimentazione planetaria nella non consapevolezza di tutta la popolazione mondiale. Si sta sottoponendo la specie umana ad un test di intossicazione con glifosato. I meccanismi d'azione. Ecco, qua entriamo un po' nel dato, nei dati della salute, nei dati sanitari. Uno dei meccanismi principali è che forma un chelato con i minerali che ci sono nel terreno, quindi il calcio, il ferro, il rame, il manganese, il magnesio, il zinco, il nickel, non il ferro, ho detto, non sono più utilizzabili dagli enzimi, non entrano più nelle loro funzioni, non possono più svolgere le loro funzioni. E quindi questi limitano le loro azioni. Per esempio,
l'enzima che si chiama citocromo P450, che è un enzima nel fegato che detossifica tutti i farmaci che si prendono, per esempio, ma anche tutte le sostanze tossiche esterne, xenobionti cosiddetti, e tutte queste sostanze passano attraverso questo enzima, viene diminuita la sua funzionalità. Quindi tutte le sostanze tossiche sono molto più tossiche perché si concentrano nel fegato molto di più. Ha un altro meccanismo che inibisce il trasporto dello zolfo e quindi tutti i composti aromatici e anche degli aminoacidi aromatici che sono la metionina, la fenilalanina e la tirosina, che entrano nel metabolismo della tiroide, del colesterolo e così via. Quindi questi si può ipotizzare, partendo da questi dati, si può ipotizzare ed è reale che tanti disordini gastrointestinali come la celiachia, che si faceva vedere prima, come la celiachia e l'intolleranza al glutine, ma anche la disbiosi intestinale, cioè la depauperazione della flora batterica, l'alterazione della flora batterica, sia derivino proprio dalla non funzione, dalla mancanza di funzionamento del citocromo P450 e dell'alterazione della flora batterica. Voglio andare avanti tanto con queste cose magari che ci interessano un po' meno, ma anche l'obesità, le malattie cardiovascolari, il diabete, la depressione, l'autismo, l'infertilità, malattie di Alzheimer, eccetera, sono Parkinson, possono derivare tutte dall'alterazione della sintesi di questi aminoacidi. Praticamente si sta, come dicevo prima, sottoponendo la specie umana, e non solo la specie umana, anche tutte le altre specie viventi, si produce un'alterazione dell'omeostasi che non si sa dove si può portare. Ecco, le malattie della celiachia, anche l'insufficienza renale può essere dovuta a questo, e infatti qua l'Università di Colombo nello Sri Lanka aveva fatto uno studio adeguato per questo. L'obesità può derivare dalla mancanza di sintesi del triptofano, che deriva da questi aminoacidi che dicevamo prima. La depressione dalla mancanza di fenilalanina, l'ipotiroidismo della tirosina. Il colesterolo gioca un ruolo importante anche nella sintesi di ormoni che servono per la fertilità, ed è diminuita di molto la fertilità, come sapete bene, negli ultimi anni. Cito questo lavoro qua, che non dà certamente solo la colpa al glifosato, ma questo gioca sicuramente una parte molto importante. La concentrazione di spermatozoi negli ultimi 20 anni o 30 anni è diminuita del 50%, come sapete bene. E voglio far vedere con questa che prendendo concentrazioni diverse di glifosato che partono da una parte per milione fino a 10.000 parti per milione, anche la concentrazione più bassa, quindi quella di una parte per milione, può avere un effetto di distruttore endocrino, interferente endocrino si dice, cioè agisce anche ad una concentrazione bassissima. Quindi quando lo si trova anche a concentrazioni bassissime nell'ambiente, è un danno per tutti. Un altro articolo che porta la diminuzione della produzione di ormoni sessuali per un danno diretto delle cellule di Leydig nei testicoli. Anche la durata della gravidanza si è visto in popolazioni dove viene spruzzato l'America Latina per le coltivazioni di cocaina, e viene spruzzato naturalmente anche sulle popolazioni che vengono le economiche.
cancerogenesi, seguo la scheda di sicurezza che si riportava nell'etichetta del glifosato. Cancerogenesi, non è assolutamente vero che non è carcinogeno, ha un meccanismo di azione che si manifesta attraverso la traslocazione del gene 1418, che è lo stesso meccanismo con cui si producono anche i linfomi, ed è un meccanismo che è stato visto essere attivo anche nella diossina, anche per la diossina. Questo è lo stesso meccanismo che ha. E infatti il dottor Ardel, che è uno studioso svedese, ha pubblicato un lavoro in cui dimostra che il glifosato produce un aumento di linfomi nettamente importante. Questo è il riassunto massimo di questo lavoro che ha prodotto il dottor Ardel, che è un grandissimo studioso. Negli non esposti c'è un valore di 1, negli esposti c'è un raddoppio praticamente. Uno studio invece che viene dalla Thailandia fa vedere che nelle popolazioni esposte a glifosate c'è un aumento del tumore della mammella e del tumore della mammella del tipo ormone dipendente, cioè in quello cosa che spiega, che dimostra il meccanismo di interferenza endocrino che agisce praticamente sulla concentrazione di estrogeni anche, che interferisce con gli ormoni e quindi provoca la proliferazione di questo tipo di tumore. La teratogenicità, cioè la lesione dei feti, l'alterazione nei feti, è stata rilevata soprattutto in studi, un paio di studi che ho visto in Argentina, pubblicati da studiosi argentini, dove l'uso del glifosato probabilmente è ancora più massiccio di quello che c'è qua, proprio per la coltivazione OGM, per tutto il legame che esiste tra il glifosato e OGM, che poi si spiegherà tra poco. Si è visto che causa difetti alla nascita e attraverso, specialmente attraverso un meccanismo che mette in che altera l'acido retinoico ed è valido ed funziona su tutti i vertebrati, non neanche solo sugli umani, noi abbiamo visto sugli umani, ma su tutti i vertebrati, anche anche gli animali, anche gli anfibi. I difetti che possiamo vedere sono dei difetti spaventosi: anencefalia, microencefalia, idrocefalo, mielomeningocele, labbro leporino, polidattilia, sindattilia e difetti cardiaci alla nascita. E sono stati visti che in animali di laboratorio e in popolazioni esposte a glifosato sì, ci sono questo tipo di, sono simili le alterazioni, sono a questo livello sono le alterazioni. E ci sono altri sistemi, anche altre vie, l'attività dell'aromatasi che spiegano altri danni, per esempio spiegano che durante la gravidanza è stato ritrovato glifosato anche nei feti, anche nel cordone umbilicale e anche nei feti. L'ultimo articolo che è uscito, questo nella letteratura scientifica in settembre di quest'anno, non c'era nessun riscontro finora di sperimentale di cardiotossicità. Invece il professor Serralini, francese, che è stato uno dei più importanti studiosi, che è uno dei più importanti
che può alterare, può essere causa attraverso il metabolismo del calcio, l'alterazione delle permeabilità delle membrane cellulari, può essere causa anche di arritmie. E non sa se stabilirlo se sia a causa del glifosato o dei coformulanti, che sono delle sostanze molto tossiche anche quelle. Un altro studio del professor Serralini è questo è uscito nel 2012 ed è stato, vorrei sapere la storia di questo studio, posso raccontarla un minuto. È stato pubblicato questo e si vede che gli animali di laboratorio, per esempio, gli studi con cui la Monsanto ha ottenuto la commerciabilità, il brevetto è stato accettato, hanno questi studi consistevano nell'intossicare dei topi per 13 settimane e poi autopsia, eccetera, eccetera. Non sono stati rilevati danni importanti. Serralini ha fatto questo studio per 102 settimane e ha visto che la mortalità è di 2 o 3 volte superiore ai controlli, la mortalità di, non di topi intossicati col glifosato, state attenti, non di topi intossicati, ma di topi alimentati con soia e mais OGM, che contiene glifosato, ma non direttamente del glifosato. Questo significa quanto è presente il glifosato negli cibi OGM. Ma non solo muoiono prima, ma anche ci sono tumori mammari, tumori della ghiandola pituitaria, insufficienza renale e insufficienza epatica. Questo studio è stato pubblicato nel 2012 dalla HCE, questa casa editrice che pubblica tanti lavori scientifici. L'anno successivo è entrato nel consiglio di amministrazione un signore, che non so il nome, ma che era dipendente, era stato dipendente della Monsanto, e lo studio è stato ritirato. E lo studio è stato ritirato. E adesso c'è una causa in corso tra Serralini e la SB e sembra che debba essere ripubblicato, ma per dire quanto, un altro esempio di quanto è importante, di quanto anche il mondo della scienza. E a proposito del mondo della scienza vorrei dirvi, se non siamo tanti, ma non so se ci siano medici in sala. Io spero sempre che ci siano medici in sala, e se non ce ne sono, ditelo voi ai vostri medici che bisogna che inizino a interessarsi di queste cose qua, perché è ben poco quello che, se non si fa prevenzione, è ben poco quello che si può fare con le cure quando le malattie sono già instaurate. La placenta umana uccide molte cellule della placenta umana anche a concentrazioni piccole. Il legame con gli OGM l'abbiamo già visto. Questo, per esempio, questo dimostra quanto ANPA e glifosato è contenuto nei cibi OGM. Non ce n'è nella coltivazione biologica, non ce n'è neanche nella coltivazione convenzionale, ma ce n'è tantissimo nelle coltivazioni OGM. Questo neanche il Veneto è così scarso come gli industri glifosati. Questo qua è una cosa che non ha senso assolutamente, ma tanto per farlo. Questo invece mi è piaciuto perché uno l'ha battezzato filiera corta. Il cimitero di dietro e pronto. L'ho fatta dopo qualche giorno, non era ancora giallo così come si deve, ma insomma. Anche qua altri danni di glifosato, malformazioni scheletriche dei topi, così via, vediamo un po'. Anche altri studiosi brasiliani hanno dato sempre sulla fertilità, quindi sulla capacità fertile dei topi. Vabbè, qua non ho scritto niente. Questo volevo sottolinearlo perché abbiamo visto i danni all'ambiente, i danni all'agricoltura, i danni agli umani, agli anfibi, ma volevo sottolineare i danni al mondo dei funghi, al regno dei funghi.
che alle licoriste che sappiamo, gli agronomi lo sanno, e quanto è importante per è il sistema nervoso della natura, viene battezzato, viene detto il sistema nervoso della natura, perché trasmette le informazioni sottoterra, tutto quello che succede di come è l'ambiente esterno attraverso le licoriste e produce fertilità, e se manca non ci sono né le informazioni né la fertilità. Naturalmente, diminuendo la fertilità del terreno, bisogna ricorrere a fertilizzanti chimici che poi sono causa di eutrofizzazione, eccetera, eccetera. E se sono usati 150.000 tonnellate di pesticidi in Italia ogni anno, sono usati 700.000 tonnellate di fertilizzanti, che sono azoto, fosforo, potassio, e che prima erano trovati nelle miniere, oppure erano trovati nel guano prima ancora, ma poi adesso sono scarseggiano molto, quindi è molto più difficile reperirli, e ci sono anche altre vie probabilmente ancora più losche per raggiungere questa necessità, per soddisfare questa necessità. Devo chiederle? Ho finito. Ah, ok. Praticamente finito. Questo è il riassunto di tutte le malattie che in questa tabella si è riassunto di come stanno crescendo, cioè la linea rossa che mostra come stanno crescendo le malattie. Parkinson, obesità, autismo, demenza. E non si possono, non è scientifico collegarle tutte ovviamente con l'uso del glifosato, sarebbe magari che la glifosato passasse tutte le malattie, però è una molecola ubiquitaria che entra in tutti i metabolismi, che entra in tutti gli organismi, in tutte le matrici, per cui è dannosa ed è costante. E con questo volevo, la qualità degli studi l'ho illustrato prima, i principi di precauzione sono dei parametri fondamentali per poter fare anche salute, per poter fare agricoltura. Anche la scienza dovrebbe essere neutra, e non so se sono stato capace di farvelo rilevare con due esempi, ma non è assolutamente neutra. I bambini sono le persone gli esseri più esposti. Se il limite massimo raggiungibile di una sostanza è per gli adulti, adesso in media siamo quasi al limite massimo raggiungibile nella dieta normale che abbiamo. Però per un adulto, per un adulto che pesa 60 kg più o meno, per un bambino siamo al 200%, al 220% della dose massima raggiungibile. Quindi siamo in un mondo, e io faccio il medico, che ci stiamo preoccupando per gli anziani, per gli adulti, e non abbiamo nessun mezzo per poterci preoccupare per i bambini, per poter difendere le generazioni future. Poi un altro problema dei nutri residui, adesso è inutile insistere, ma abbiamo parlato solo del glifosato, ma non solo nel cibo sono presenti tanti altri pesticidi, tanti, 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 ma poi ci sono i metalli pesanti, gli inquinamenti dell'industria e così via. Il nostro organismo non è capace di metabolizzarli tutti contemporaneamente. Quindi la speranza è proprio quella di una nuova agricoltura, ma veramente non c'è via di uscita da una situazione del genere che è quella di battere assolutamente con tutti i mezzi l'agricoltura industriale che ha dominato negli ultimi 50 anni. Non sono tantissimi, sono 50 anni. Per 5.000 anni era andata avanti un altro tipo di agricoltura. Abbiamo una tradizione più grande nell'agricoltura tradizionale che non in quella attuale. E io ho chiamato, perché mi piace insomma la parola epigenetica, perché questa, una nuova agricoltura, è l'unica che può cambiare l'ambiente a livello di microbiologia e a livello di microambiente, in modo da poter garantire agli esseri umani e a
a tutti gli esseri viventi un futuro migliore, diciamo così. Qua c'è una frase di un tratto da un libro di uno psichiatra, se volete la leggiamo, ma possiamo anche vedere così. Lasciamo su così la leggo. Allora, ti saluto. Grazie. Che oggi tanti vengono date delle verità assolute, come gli studi che sono stati forniti adesso sono tutti quanti rintracciabili, però io spero che sia questo uno stimolo per iniziare una discussione che potrà proseguire anche nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Secondo me il dato più importante che è stato dato in questa presentazione è il dato iniziale, ossia il fatto che le ARPA non cerca neanche la presenza di questa sostanza nelle acque superficiali. Quindi è come se non esistesse. Una cosa che non esiste logicamente è anche difficile poi andare a studiare e a valutarne gli effetti sia sulle persone che sull'ambiente. Quindi magari partendo dal fatto che deve essere preso comunque in considerazione come cosa che esiste, poi da lì si può iniziare anche uno studio più approfondito e iniziare anche un dibattito magari tra chi è pro e chi è contro. Perché questa cosa facciamo finta che non esista, naturalmente questo non può iniziare. Ora lascio la parola a Patrizia Terzoni, che è portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera, segretaria della Commissione Ambiente, che ha depositato circa un anno fa abbondante una proposta di legge proprio per realizzare l'uso di serbanti nelle operazioni di ripulitura delle scarpate e delle massicciate ferroviarie. Ah, ciao a tutti. Allora, oltre alla proposta di legge vi presenterò anche una risoluzione, visto che è venuto fuori il problema delle etichette dei prodotti fitosanitari. Allora, la proposta di legge è inutile che vi spiego perché l'abbiamo fatta, perché già avete avuto un'ampia informativa da parte di Bellini e di Taffedani, e quindi vi farò solo la parte politica, almeno così siamo un po' più veloci. Allora, la proposta di legge è stata presentata a settembre del 2013, appena qualche mese dopo che ci siamo insediati in Parlamento, ed è la prima proposta di legge che ho presentato, perché abbiamo visto tutti quanti noi da anni quello che vediamo sulle nostre strade, e quindi è stato uno dei primi problemi che ho voluto affrontare e portare all'interno del Parlamento. E questa proposta di legge è stata anche incardinata, quindi è iniziata la discussione in Commissione Ambiente, però c'è un problema che non riusciamo a portare avanti, in quanto la maggioranza, nella fattispecie il Partito Democratico, ha cercato di rallentare moltissimo questi lavori. E ha cercato di rallentare questi lavori appigliandosi al fatto che esiste il PAN, che è il Piano di Azione Nazionale per l'uso dei fitosanitari, che avete già avuto modo di ascoltare la spiegazione da Taffetani. Nel PAN cosa si dice? Di limitare l'uso, di vietare l'uso o comunque di limitarlo per la pulitura delle strade. E il PAN è uscito, sarebbe l'attuazione della direttiva europea del 2009, mi sembra, recepita nel 2012, dopo 3 anni, proprio al limite dello scadere del tempo del recepimento delle direttive europee dallo Stato nazionale, ma applicata solo a febbraio 2014, quindi qualche mese fa. E addirittura mancano ancora dei decreti attuativi per applicare lo stesso piano. E in questo PAN si dice di vietarne l'uso, comunque di limitarlo nel caso non fosse possibile usare altri metodi alternativi come lo sfalcio. Ora, febbraio 2014, avete visto cosa è successo nelle nostre strade tutto il periodo estivo, primaverile e autunnale. Cioè, io ho visto nelle nostre strade addirittura hanno buttato disserbante all'interno del paesino di San Michele, che penso voi lo conosciate, dove San Michele è qua dietro, e arrivava addirittura fino all'ingresso del circolo del paese, dove la sera e durante il giorno tutti gli abitanti del paesino vanno lì con i propri bambini magari a mangiarsi un gelato, oltre al gelato si mangiavano anche un po' di serbante che era in aria.
E quindi abbiamo proposto questa proposta di legge che non ne limita l'uso ma lo vieta completamente, introducendo anche delle sanzioni, delle forti sanzioni per chi continua ad utilizzarlo, non solo le glifosate ma tutte le sostanze chimiche ed anche soluzioni saline che vengono utilizzate appunto per ripulire queste strade. Fini economici non ce ne sono, perché avete già vi fatto già anche molti esempi il professor Caffetani, che economicamente non conviene utilizzare il disturbante. E addirittura noi abbiamo presentato questa proposta di legge in un nostro pacchetto, abbiamo un pacchetto di proposte di legge per il dissesto, per combattere il dissesto idrogeologico. Lo abbiamo inserito perché all'interno di questo pacchetto? Proprio per il fatto che andando a deturpare il tappeto erboso sulle scarpate e le strade si ha poi il dilavamento della superficie. Avete visto dalle foto precedentemente presentate che non è un'invenzione ma un fatto reale. E ora stiamo cercando di riportarla in discussione in commissione, anche perché abbiamo presentato già una lista di persone da udire, quindi di esperti che trattano questa materia, per cercare di portarla avanti, perché comunque il PAN non basta, avete visto tutti quanti che non è servito a nulla perché hanno continuato ad utilizzarlo, ma non ci siamo fermati qua, dato che a livello nazionale, forse per mancanza di informazioni, forse per ignoranza, non lo so, ma il Partito Democratico stenta a portarlo avanti, forse anche per qualche interesse, magari qualche multinazionale che deve vendere il glifosato, stiamo cercando di muoverci in maniera più meno, come posso dire, meno ampia, quindi ci muoviamo a livello comunale e regionale. Infatti abbiamo lanciato una campagna per presentare mozioni comunali e regionali proprio per iniziare piano piano da ogni comune a vietarne l'uso. Queste mozioni sono state lanciate, sono già state presentate da svariati comuni, anche dal comune di Fabriano, solo che se non mi sbaglio, io se dopo mi dirà, non è stata ancora discussa all'ordine del giorno, mentre in altri comuni è già stata presentata. Ad esempio la scorsa settimana il comune di Umbertide in Umbria l'ha discussa e l'ha approvata, quindi nel comune di Umbertide ha vietato l'uso degli disturbanti per pulire le strade. Quindi piano piano, come è già successo per Malasco e per altri comuni, piano piano anche dal basso sta crescendo questa voglia di rispettare la salute e l'ambiente. Mentre invece per quanto riguarda la risoluzione sui fitosanitari, allora questa risoluzione è partita dal Veneto, in quanto nel Veneto si ha un largo uso di avio gaffaro e avio zolfo, che sono due sostanze che vengono utilizzate come fitosanitari per l'aereo, passano con un elicottero, con un aereo, e buttano questa sostanza chimica su tutti i vigneti presenti nelle zone coltivate. E sono sostanze tossiche e addirittura non dovrebbero essere buttate, come già hanno precedentemente detto, nelle zone urbanizzate. Ora, in Italia noi abbiamo che i vigneti stanno vicino alle case e quindi costantemente sono arrivate molte segnalazioni da abitanti presenti in questi territori, specialmente nell'area del Prosecco, del DOC G Prosecco, in cui si segnalava che venivano anche loro irrorati da queste sostanze, e addirittura sono sostanze che non potrebbero essere utilizzate perché sono presenti all'interno del PAN con quelle sigle che avete letto prima e che quindi non dovrebbero essere utilizzate, ma però se lo Stato italiano chiede una deroga possono essere utilizzati. Fatto sta che questa deroga dovrebbe essere chiesta solo in casi emergenziali per problemi di salute ambientale, e invece vengono fatte deroghe così, tanto per farle, e dovrebbero essere limitate nel tempo. Invece dal 2008 che vengono prorogate queste deroghe, e quindi è diventato ormai una prassi, andando anche contro a quello che dovrebbe essere una
una deroga, una cosa, un evento eccezionale. Ed inoltre vengono utilizzati molti prodotti, dato che sul PAN, come ha detto il professor, il dottor Beghini, che le sostanze devono essere, non devono essere utilizzate quelle che hanno in etichetta delle particolari frasi di rischio. Il problema qual è? È che in queste etichette vengono portate delle frasi di rischio che molto spesso non, non vengono citate dalla scheda di sicurezza. Ogni prodotto ha una scheda di sicurezza e un'etichetta. Nella scheda di sicurezza, se voi andate a leggere, sono state fatte anche qui delle interrogazioni parlamentari in cui si è verificato che tra la scheda di sicurezza e le frasi di rischio riportate in etichetta, molte non erano neanche riportate, il che significa che non è sulla frase di rischio, quindi io lo utilizzo. E quindi anche qui c'è un buco normativo grossissimo, perché un conto è la scheda di sicurezza. In teoria la legge è però purtroppo sul PAN, sulla direttiva europea, eccetera, non c'è, e quindi si è fatta questa risoluzione per chiedere al governo, visto che abbiamo anche la presidenza della Commissione europea, per cercare di far inserire, oltre all'etichetta, anche la scheda di sicurezza e sul sito del Ministero, sul sito del Ministero introdurre l'elenco non solo delle frasi di rischio e delle etichette, ma anche di tutti le schede di sicurezza, e inoltre a rivedere anche tutto l'iter della fase di autorizzazione di questi prodotti in deroga alle concessioni, più ed interrompere completamente l'autorizzazione dell'avio zolfo e l'avio gaffaro. Questo vi ho voluto parlare di queste cose visto che l'ha accennato il professor Beghini. Anche perché è vero che la maggior parte di questi prodotti vengono utilizzati nel Veneto, ma il prosecco lo beviamo pure noi qua giù. Quindi se succede un qualcosa che non è giusto a livello salutare, a livello ambientale, in zone anche lontano da noi, non è detto che queste non ci interessano, ma ci interessano, e come, dato che noi utilizziamo i loro prodotti. Quindi queste sono le cose che stiamo facendo e speriamo che vengano al più presto trasformate in regolamenti e leggi. E questo è quanto. Grazie. Allora, sì, come diceva Patrizia, noi la Commissione Ambiente ha diffuso questa, i ragazzi della Commissione Ambiente del Movimento 5 Stelle ha diffuso questa mozione, che è presente all'ordine del giorno, anche qui a Fabriano, dovrà essere discussa, io non so se nel prossimo Consiglio Comunale o nell'ambito dei prossimi due Consigli Comunali. E così come è stata diffusa e depositata anche nel Comune di Fabriano da parte dei ragazzi del Movimento 5 Stelle alla Commissione Agricoltura, la mozione invece per dichiarare i territori comunali OGM free. Quindi chiamo Franco, presidente di OGM. Questa mozione a Fabriano è stata discussa, quindi Fabriano è stata approvata e quindi Fabriano è il territorio no OGM free. Quindi diciamo che questo evento di questa mattina può rientrare anche nell'ambito di questa nuova, diciamo così, denominazione che ha avuto il nostro comune, quindi di no OGM free. Quindi approfittiamo anche per divulgare questa cosa. Intanto do una notizia che anche nel comune di Maggione, in un vicino lago Trasimeno dove io risiedo, è stata approvata la delibera per il divieto del glifosato. È stata presentata da un vostro consigliere, Roberto Passerini, col quale ho collaborato per realizzare la scheda scientifica con cui poi è stata motivata la richiesta. Io, essendo credo l'ultimo intervento, no, c'è poi anche... Ah no, ce n'è un altro, non vedevo lì, se andavo fuori, c'è la piega. No, vorrei provare.